Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. Maiorino, ha prevalso la linea della coerenza, proprio quello di cui parlava, quel bivio che il vostro presidente Giuseppe Conte alla Camera, di cui parlava il presidente Conte, cioè che cosa sceglierà la presidente Meloni tra la coerenza e l'irrilevanza? Secondo voi del Movimento 5 Stelle è stata un po' questa la scelta? Ma sì, io ho detto tradire o sparire. Guardi, non invidio Walter Rizzetto il ruolo che ha oggi, cercare di difendere l'indifendibile, di imbellettare quella che è a tutti gli effetti un'anatomia di una disfatta. Meloni solo un mese fa, il 26 maggio, proclamava boriosa che avrebbe cambiato la maggioranza in Europa, avrebbe spedito la cosiddetta sinistra all'opposizione, avrebbe costituito una maggioranza di destra. Non solo ha fallito in tutto questo, ma ha spaccato anche le forze di governo italiane, perché noi abbiamo una Forza Italia in maggioranza con il partito del PPE europeo, quindi è entrato nella maggioranza ed è tra gli autori di coloro che hanno confezionato questo pacchetto di nomi alle spalle della Presidente del Consiglio, nonché Presidente del Partito dei Conservatori d'Europa, e quindi le hanno fatto trovare sul tavolo i nomi di von der Leyen, di Costa e di Kaya Kallas. Tutto questo lei è venuta a denunciare ad occhi bassi, perché io non ho mai visto una Meloni così dimessa, così frastornata, così colpita davvero, è venuta a denunciare ad occhi bassi di inciuci che sarebbero svolte alle sue spalle, quando ce l'aveva alla sua destra, con Tajani. Tutto chiaro, allora vedo un sorriso un po' ironico di Walter Rizzetto. Non sembrava a occhi bassi Giorgia Meloni quando parlava sia alla Camera che al Senato? Ma non l'ha guardata evidentemente. Beh, mi pare proprio di no. Dopodiché che è un esponente del Movimento 5 Stelle, che saluto, parli in questo caso di irrilevanza e di debacle dopo i dati del Movimento 5 Stelle, che evidentemente insomma è un partito politico che è stato ampiamente punito in seno alle elezioni europee, considerato che indicativamente l'abbiamo detto dal primo momento, voi no, avete ma, fatto il 28%, guardi, io capisco, che lo avete buttato nel cestino. No, ma guardi, io capisco totalmente irrilevante. Soltanto un passaggio volevo ricordare alla collega: non è andando in Europa e dicendo sì a tutto ed abbassando la testa che si portano a casa le trattative. No, in Europa no, probabilmente si fa, anzi ma sicuramente si fa così. Sì con Forza Italia. Voi avete detto sì con Forza Italia, no con la Lega e ni con Meloni. Il problema è abbiamo tre forze di governo in Italia che hanno dato tre risposte diverse. Ma guardi, Forza Italia, a tre Forza famiglie Italia europee diverse, scusate. Sì, ma una Giorgia Meloni durissima, diciamo, sia sui sentimenti antisemiti e nostalgici, ha detto, che non hanno posto in Fratelli d'Italia, però dura anche sul metodo dell'inchiesta. Maiorino, si è rivolta il Presidente del Consiglio anche al Presidente della Repubblica Mattarella. Sono metodi consentiti spiare un partito in questo modo, infiltrarsi? Che ne dice? Scusi, dottoressa Soave, dove li ha sentiti questi toni durissimi di Meloni di condanna di quanto detto, è venuto fuori rispetto ai suoi circoli giovanili? Mi sembra di aver ascoltato cosa ha detto, che sono Meloni, sentimenti che non duro hanno posto. Così mi sembra, mi è sembrata una risposta dura. È un'espressione durissima. Ma lei l'ha fatta anche riandare in onda. Ha sentito cosa dicono quei giovani? Cosa scrivono quei giovani? Parlano di razza ariana. E parlano, ho chiarito, che sono ebrea. Frasi inaccettabili. Io, Tony, scusi, frasi inaccettabili. Parlare. No, lei scusi, ha detto dove parlare li ha sentiti e io le dico che sono frasi inaccettabili. Però mi sembra che sia molto. Lei mi parla sopra, scusi. Ho il diritto anch'io di rispondere, come lei, ovviamente, di criticare il fatto che io abbia detto questo. Però prego, dica. Io toni durissimi da parte di Meloni non ne ho sentiti per niente rispetto alla gravità delle cose che sono emerse attraverso quei circoli. Non solo, ho sentito un'accusa verso la stampa libera, cioè si chiede se i giornalisti sono liberi di fare i giornalisti d'inchiesta. Beh, la risposta è sì, e lei da giornalista avrebbe dovuto rispondere anche lei che la risposta è sì, perché questo significa che Meloni ritiene che ci voglia il bavaglio per la stampa e che un giornalista non è libero di fare il proprio lavoro. Questa roba è scandalosa.
Meloni ha applicato lo stesso metodo, peraltro, nell'interpretazione di quanto è successo, che ha applicato con l'aggressione squadrista avvenuta alla Camera. Cioè, anziché condannare fermamente i picchiatori, ha parlato di provocazioni. Quindi la colpa, anche qui, non è di quei giovani, poi mi faccia dire qualcosa su quei giovani, ma dei giornalisti che sono andati a vedere che cosa dicono quei giovani. Siamo alla follia e veramente ci sarebbe un codice deontologico anche da parte vostra di stigmatizzare questi comportamenti, perché mettono a rischio il vostro lavoro. Allora, sui giovani qualcuno però, adesso però mi permetta di dire onorevole Maiorino, che noi siamo così pronti alla libertà di pensiero, che possiamo esprimere quello che pensiamo, fare domande, libertà permettere a voi assolutamente di rispondere, anche di dire a me che non è d'accordo su quello che ho detto. A me sembravano toni duri, anche perché la Presidente del Consiglio ha anche detto prima agisco poi parlo, però volevo avere da lei un... Toni duri sarebbe quantomeno sciogliere il Circolo Gioventù Nazionale di Roma, perché è evidente che non sono casi isolati, ma è proprio l'humus in cui vengono cresciuti quei ragazzi. E peraltro non è come è stato detto, poi entrano nelle istituzioni attraverso i collaboratori parlamentari. No, poi entrano nelle istituzioni diventando parlamentari, perché sono tutti cresciuti lì dentro, i deputati e i senatori di Fratelli d'Italia. Allora, ascoltiamo... Vengono lì, non sono i collaboratori parlamentari, allora, sono tutti stessi. Vorrei chiedere una cosa però alla collega del Movimento 5 Stelle, perché la pregherei, se fosse possibile... una risposta al netto di che chiaramente lei è libera di dire quello che vuole, ci mancherebbe altro, con un sì o con un no, nel senso che si parla molto in questo caso, è stata fatta questa indagine che è innovativa, devo dire, anche sotto questo punto di vista ha ragione il Presidente Meloni, per cui non era mai accaduta un'indagine del genere, quindi le regole di ingaggio sono cambiate evidentemente in questo paese, ma sul caso e su quanto accaduto alla Camera qualche settimana fa, ovvero questa rissa purtroppo che c'è stata, sottolineo purtroppo che c'è stata, non è una c'è comunque rissa. Non sì è no ma se una... posso se posso terminare voglio dire, secondo lei, le chiedo veramente un sì o un no, secondo lei, ma proprio obiettivamente, un esponente politico che scrive, dice che ad esempio a Piazzale Loreto si è compiuto uno scempio, che il Duce aveva bisogno di un equo processo, che ha fatto delle cose positive, che sicuramente amava gli italiani, che non meritava quella fine. Secondo lei, un parlamentare della Repubblica che dice queste cose, sulla base di quello che lei ha detto prima, è un parlamentare che merita un'inchiesta di Fanpage o che merita un'espulsione da un gruppo parlamentare, oppure va benissimo così? Ma io non colgo proprio e non intendo raccogliere questo suo no, collegamento. Le spiego perché. Hai chiamato rissa l'aggressione da parte di un manipolo di indemoniati contro una persona inerme che era già stata fermata dai commessi e quindi, anche qualora ne avesse avuto l'intenzione, non poteva più nuocere, con una bandiera tricolore in mano. Tu la chiami rissa e questo squalifica completamente il tuo punto di vista, perché si tratta aggressione, di un'aggressione, rissa. Quindi ci d'accordo, sono degli aggrediti. D'accordo, sono stati i deputati di quelle scene pessime, sono stati sanzionati, tra cui anche il vostro Donno, sì, è stato sanzionato anche non Leonardo nulla. Donno. Io dico soltanto una cosa, per i lavoratori stagionali, e vorrei fare questa domanda ad Alessandra Maiorino, c'è un problema di salario, cioè di quanto vengono pagati questi... Quando parlavo di contratti però parlavo anche di questo, sì. Scusa Maiorino. Figurati. No, sono rimasta ammirata, infatti vorrei far notare anche agli spettatori, alla sua domanda del perché non si trovano stagionali, Rizzetto oggi ha elencato tutta una serie complessa di cause, no? Ha detto c'è questo problema, quest'altro, tutto un lungo elenco, un'analisi. Se questa stessa domanda lei gliel'avesse fatta a Rizzetto 9 mesi fa, Rizzetto le avrebbe risposto perché c'è il reddito di cittadinanza, perché sono fannulloni, perché non hanno voglia di lavorare,
perché non è giusto, perché va tolto, l'hanno tolto, perché quella era l'unica causa per cui non c'erano più stagionali, i giovani non volevano lavorare, c'era un problema enorme nel paese e non è cambiato niente. Lo vogliamo sottolineare, intanto questo dato di fatto dal punto di vista lavorativo non è cambiato niente, anzi quei contratti che erano stati stretti attraverso proprio il percorso del reddito di cittadinanza naturalmente non ci saranno più. Ma quel miracolo che doveva succedere non è accaduto, quello che è accaduto è invece che la povertà è in enorme aumento, perché l'Istat ha certificato quasi 6 milioni di italiani e italiane sotto il livello di povertà. Poi io mi chiedo, ma deve essere una caratteristica di chi è di Fratelli d'Italia o poi entra in Fratelli d'Italia, dire una cosa e poi farne un'altra? Perché Walter Rizzetto è lo stesso presentatore solo pochi anni fa di un disegno di legge per l'introduzione del salario minimo a 9 euro, faccio notare peraltro che gli stipendi italiani sono al palo. Ma per cortesia, questo... ma informati, leggi il primo articolo, c'era, a parte che erano dieci anni fa, permettimi, il primo articolo di quella proposta di legge, presidente della commissione lavoro Cesare Damiano, che lo ricorderà, parlava del rinnovo dei contratti, non parlava di quello che dici tu. Facciamo terminare, per cortesia, facciamo terminare Alessandra Maiorino, anche perché ci sono anche tanti altri ospiti che vogliono intervenire. Prego Maiorino, prego. Walter, leggo dalla tua proposta di legge del 2019. Non si ritiene condivisibile la tesi espressa da alcune organizzazioni sindacali che porrebbe le basi per una diminuzione dei salari minimi. Riconoscere un salario minimo è invece un provvedimento necessario, un salario minimo che tu fissavi nel 2019, 5 anni fa, a 9 euro, salario minimo, non contrattazione sindacale. Posso dire una cosa? Ci vediamo, allora dire, facciamo stato... vedere la tua PDL. No, però scusate. Vai. Oggi è veramente faticoso. Allora, mi dovete sapere. C'è un monopolio. Basterebbe veramente... Scusate, no, perché questa cosa va precisata, è una cosa di 10 anni fa, se non ricordo male. Il primo articolo diceva esattamente andando sul rinnovo e implementando quella che è la contrattazione collettiva. Dopodiché stiamo parlando di una cosa di dieci anni fa, invece voglio tornare. Mi dovete scusare entrambi. Velocemente la Maiorino, perché per par condicio, altrimenti poi mi sgrida di nuovo. Maiorino, una parola velocissima, perché altrimenti devo dare la pubblicità. Mi dispiace. Prego, velocissimo. Dice è che questo presunto aumento è composto anche da un balzo di più il 26% di cassa integrazione di questo dell'anno. Benissimo, allora, quindi i dati vanno letti tutti, torneremo, allora io vi prometto che vi rinvito tutti e torneremo a parlare, mi dispiace ma purtroppo ci sono delle regole che riguardano anche la nostra pubblicità, la devo dare per forza. Saluto Alessandra Maiorino, con la quale mi scuso perché ho dovuto tagliare il suo intervento, ma ci rivediamo e continuiamo a parlare di lavoro qui ad Agora Estate.